Dunque, io volevo prima, mi dispiace che non ci sia più quella slide, ma per una domanda all'ingegneria Zola. Ho visto quella slide interessante sugli studi di reindirizzazione del traffico e ho visto che era indicata come un percorso possibile quello che scende da via Tivoli, entra nella via Mercato, e voglio dire che conosco bene l'area perché ci abito anch'io, e poi arriva fino a via Cusani e risale verso Cairoli. Ho visto quella freccia verde lì. Allora, la mia domanda è una domanda tecnicissima, poi dopo dico invece le cose che volevo dire. Vuol dire che il divieto che al momento sussiste di traffico non pubblico e non taxi e non moto, quindi del traffico privato, dalla via Arco a via Cusani verrà tolto e tornerà a essere un flusso libero? Segnalo che lì conosciamo bene, c'è un problema di marciapiedi stretti e quanto altro, però questa cosa qui è importante perché le macchine private che entrano in via Mercato sono obbligate, andando verso la direzione Duomo evidentemente, sono obbligate a svoltare in via Arco e non possono proseguire su via Cusani, come si deduce da quella slide che ci ha fatto vedere. Questa è la domanda tecnica. Invece, per quanto riguarda questo progetto, cerco di essere brevissima e nell'ordine. Dunque, la prima cosa che mi viene da dire è che, senza retorica, e consapevole che le novità sono giustamente sempre fonte di dibattito, quando è iniziata l'area C è successo molto ben di peggio che per questa isola pedonale, sui cui meriti io sono dispostissima a parlare, anche perché tutti sanno che, pur avendo io, come io parlo per me e per il mio partito, l'idea di ridurre il traffico veicolare privato in una città come Milano secondo me è primaria. In un centro concentrico come quello di Milano è doppiamente primario. A me sarebbe piaciuto che questo progetto di pedonalizzazione della piazza Castello fosse ricompreso in una cosa più ampia, che è quella, e io lo ribadirò sempre, della chiusura del centro storico dai navigli all'indentro, con accesso ai solo residenti per quell'area, come da referendum votato e vinto dalla maggior parte dei milanesi, ma su questo però ancora per alcuni problemi non si sta sviluppando un progetto. Iniziamo in questo modo. Allora, io ritengo che, non mi intendo di amate di traffico, non sono una studiosa del traffico, ma chiunque conosca la forma della nostra città sa che il traffico è progressivamente, si dirada progressivamente verso il centro dell'anello. Io abito in via Mercato, vado in Foro Bonaparte, in piazza Castello 5 volte al giorno, e onestamente sappiamo tutti che in piazza Castello non c'è un traffico veicolare paragonabile a quello, ad esempio, della cerchia dei Navigli, per non parlare della cerchia dei Bastioni. Non c'è, perché passano poche macchine velocemente al semaforo, quando ce ne ferme tante ce ne ferme 6 o 7. Il problema della piazza Castello è quindi un traffico relativo che non credo che scatenerà un inferno sul Foro Bonaparte. Ci sarà ovviamente un carico maggiore, ma su questo, con una serie di accorgimenti e di progressive modifiche, forse si potrà andare a risolvere. Scusa Mattia, scusami. Ma come non ci sarà? Altra cosa che volevo dire. Il concetto espresso dal consigliere, dal presidente D'Onofrio, è chiarissimo: noi stiamo parlando di una sperimentazione, e come tutte le sperimentazioni è una cosa che è in corso di revisione, è in corso di revisione sotto tutti i suoi aspetti, per cui nel momento in cui noi ci accorgessimo che abbiamo preso una cantonata che non finisce più, rimedieremo a questa cantonata. Nessuna scelta in questo momento è definitiva, né sugli studi del traffico, né sulla pedonalizzazione, né su quanto sarà pedonalizzato. Lavoriamo invece, come indichiamo nelle nostre osservazioni, su delle cose più specifiche tese alla valorizzazione di questa iniziativa, che di per sé ci sono. Iniziamo a togliere gli autobus pullman turistici dalla piazza, che secondo me, io non so chi ci abita, ma se voi siete contenti di vedervi parcheggiati 57 pullman in piazza Castello dalla mattina alla sera nei giorni feriali e festivi, bellissimo, non si vede più neanche il castello da tanti pullman che ci sono, che vanno da Paleocapa a Gabbio, anzi da Gabbio a Gabbio vanno. Quindi possiamo raccontarci che è bello, ma secondo me bello non è.
Quindi un progetto che andrà in questa direzione, che sposterà, per me è obbligatoria che la sosta del pullman non esista in Piazza Castello, è obbligatorio, continuerò a ripetere. Per quello che riguarda i parcheggi, che è stato detto che si perderebbero parcheggi di sosta, sappiamo che non si perderà nessun parcheggio giallo, per cui i residenti avranno accesso a tutto, allo stesso numero di parcheggi che c'è adesso. Per quanto infine riguarda il fatto che manca un progetto, come dire, di destinazione della piazza, vero, manca un progetto di destinazione della piazza, ma forse io spero che una volta appurato che questo studio può portare a qualcosa di buono, troveremo una serie di soluzioni che non saranno gli schermi, a prescindere che gli schermi ci sono da 25 anni, ad ogni mondiale riempiamo la città di schermi, per cui adesso non viviamo lo scandalo per gli schermi dei mondiali, di cui a me mi interessa dallo zero al sotto, quindi sinceramente adesso si diventa puri all'improvviso, ma insomma, ciò detto, io credo che noi dobbiamo contare sul fatto che stiamo parlando sì di una sperimentazione che come tale sarà un work in progress, che ci sono degli aspetti che sono indubbiamente positivi e che l'idea di ridurre il traffico veicolare nel centro della nostra città non può che essere un'iniziativa lodevole. Grazie. Sì, Presidente, ma io onestamente dopo aver sentito il dibattito, per esempio i cittadini e alcune delle risposte dei presenti, che da una parte della maggioranza ho il dubbio, ma cosa stiamo facendo qua in realtà? Perché, mi scusi Presidente, non ho occhio, cioè, è un aggravante il fatto che a noi non si è chiesto un parere, ma semplicemente facciamo noi delle osservazioni sulla nostra iniziativa. Peraltro, le faccio notare, come ha lei riconosciuto, il nostro parere, che non è un parere, sono delle osservazioni, certo, ma sono delle osservazioni perché non possiamo dare un parere. La realtà è questa, che nessuno ci ha chiesto il parere, questa è la verità. Quindi vi ringrazio della novità del decentramento che questa nuova giunta ha avuto, la condivisione era uno dei vostri punti di forza, ma la condivisione di cosa? Questo viene votato domani in consiglio straordinario. Questa è, noi oggi diamo delle osservazioni che saranno sicuramente tenute. È una delibera di giunta. Ah sì, è una delibera di giunta. Dov'è la delibera? Sarà assunta domani dalla delibera di giunta. Immagino che saranno, le nostre osservazioni saranno tenute in conto. Hai venuto peraltro l'assessore a prendere. In effetti manca la parte politica perché. Scusate, io settimana scorsa avevo fatto un intervento chiedendo appunto di poter fare un dibattito con l'assessore. Sono grato ai dirigenti sia di Amat, anche se con un po' taciturno, le confesso che magari qualche dato in più me lo sarei aspettato, qualche spiegazione anche in più. I cittadini hanno fatto una serie di osservazioni e su questo lei non ha risposto, non ha detto nulla di tutto ciò, ci ha semplicemente ripetuto quello che aveva già detto il direttore di settore, che peraltro mi è sembrato conoscere meglio i dati di quello che mi ha riferito lei, mi ha dato questa impressione. Poi, che sia una scelta ideologica, l'ho detto la settimana scorsa, lo ripeto, la prova ne è l'intervento settimana scorsa del Presidente della Commissione, che ha spiegato che nonostante sono certi dei disagi, questi disagi in ogni caso sono accettabili dal loro punto di vista di questa maggioranza perché tesi a disincentivare l'utilizzo dell'auto. Ecco, però la riflessione è, questa innanzitutto è sicuramente una posizione puramente ideologica, perché vuol dire che a prescindere si decide di intervenire. Mi domando a Amat a cosa serve a questo punto con le sue soluzioni. E poi mi chiedo, i cittadini vi hanno anche detto che non è che siamo tutti qua divertiti, che usiamo l'auto perché preferiamo usarla rispetto ai mezzi pubblici. Purtroppo il centro di Milano per gran parte dell'estate è un traffico veicolare che non potrà ridursi, neanche con i disagi che darete, neanche in questo modo, perché è un disagio. Sì, forse è vero, nella prospettiva della Presidente Grandi, che vede la chiusura totale del centro, in cui forse le attività commerciali dovranno chiudere, sì, possiamo eliminare, tanto facciamo solo vie di dove non può entrare nessuno,
il buon commerciante non si deve approvvigionare, tanto non ci saranno, quindi da questo punto di vista, cioè, se questo è il progetto, però ditecelo, perché però anche questo manca un progetto vero, complessivo sulla città. Voi continuate a fare dei piccoli interventi che semplicemente sono tesi a creare disagi, ma vanno fatte delle infrastrutture su questo, finanziamenti forse non ci sono, ma bisogna allora prenderne atto e rinunciare a questo tipo di interventi. E poi la questione è che il 24 maggio si sia risolta, ma per favore, ma non dico ai cittadini, non dico ai cittadini questa cosa, perché questa è un'altra cosa inaccettabile, perché chi vive la città sa benissimo che quell'area, è vero che può dare l'impressione che non ci sia tanto traffico, però io lo faccio anch'io, da nord vado a sud dove lavoro, da nord abito, devo fare per forza quel tratto in vari modi, dalla moto all'auto. So benissimo che per qualunque ragione, anche nel weekend, si chiude quel tratto di Piazza Castello, diventa un casino pazzesco. Sabato scorso anch'io mi sono ritrovato in mattina a fare tre quarti d'ora di coda per raggiungere Piazza Sant'Ambrogio. Ma questo è normale che succeda, perché l'impianto di questa città, l'unico progetto strutturale, viario di questa città, prevedeva Piazza Castello e Foro Bonaparte. È l'unica volta in cui si sia intervenuto, anche se parzialmente, su un impianto viario di questa città. E voi avete deciso di distruggerlo. Adesso poi presenterò. Io invece ho degli emendamenti, perché poi c'è una parte che non riguarda l'intervento sulla viabilità, ma anche riguarda l'assurda decisione di fare un intervento sulla pedonalizzazione, e come ha detto la Presidente Grandi non c'è un progetto sull'area pedonale. Ma in realtà il punto vero è quello che ha detto la cittadina precedentemente. Cosa si vuole fare del castello? Il castello è il punto che dovrebbe essere di aggregazione culturale. Quella è una piazza all'interno del castello, Piazza Castello, chiamata piazza, ma è improprio il termine, è sempre stata una via di scorrimento. È il castello che dovete rivedere, ripensare e riostruire la città. Pausa riflessiva. Siccome è acceso la sera. Speravo che stesse riflessiva. La prego voi. Bellotti. Sì, dunque, gli interventi che mi hanno preceduto hanno già affrontato tutti gli aspetti, direi, critici di questa idea. Sono stati evidenziati benissimo, è stato evidenziato benissimo il fatto che non c'è un progetto di fattibilità generale, ma è un intervento spot. È stato evidenziato benissimo che non ci sono, appunto, non ci sono degli studi al di là, appunto, di questa relazione del gennaio 2014 completi ed esaustivi, che possono, appunto, consentire ai cittadini di capire di cosa, su quali basi tecniche sia stato deciso, appunto, di fare questo intervento. Non è chiaro che questa è una sperimentazione, cioè si sta sperimentando sulle spalle dei cittadini un progetto di così vasta importanza, perché si dice noi iniziamo, pedonalizziamo, mettiamo le strisce gialle e poi vediamo come va. Se va male, lo ha detto anche la consigliera Grandi, chi ci dice che un domani non possiamo tornare indietro? Ma stiamo scherzando? E questo è il modo di procedere in un'amministrazione seria. Questa sera, ad esempio, io mi aspettavo di vedere l'assessore, perché è all'assessore che noi dobbiamo chiedere spiegazioni e chiarimenti. Spiegazioni che non si devono limitare all'aspetto tecnico della mobilità, ma l'assessore ci deve spiegare tutto il progetto del castello, tutto il progetto decorativo, insomma, estetico, quali sono le soluzioni che ha in mente, perché appunto si è arrivati a decidere di pedonalizzare la Piazza Castello. Invece no, ci sono solo i tecnici che ci hanno dato delle risposte molto insufficienti e assolutamente non chiare. Oltretutto hanno detto cose che sono smentite apertamente dallo studio che noi abbiamo, quello del gennaio 2010, perché lì è chiaro, si dice c'è stato un solo giorno di
di verifica e di sperimentazione, e poi ci dicono: beh, abbiamo le nostre banche dati. Vabbè, banche dati che cosa vuol dire? Niente, perché è chiaro che bisogna vedere in concreto quali sono i risultati di queste banche dati per poter appunto quantomeno supportare o cercare di spiegare ai cittadini un progetto così importante. Invece queste spiegazioni non ci sono. Però io oggi chiedo una cosa che non è emersa in nessuno di questi interventi e anche dell'intervento dei consiglieri. Quanto costa per il cittadino milanese questo intervento? Qual è il costo che andremo a sostenere per avere appunto un'iniziativa che tra l'altro appunto i cittadini non vogliono? Io su questo vorrei una risposta precisa e chiara, soprattutto l'avrei voluta dall'assessore se fosse stato presente, ma da chi è presente voglio avere un dato chiaro e preciso. Grazie. Interattivo, quindi noi sperimenteremo mano a mano che ecco, quindi io ho usato questo termine. Parto dall'esperienza di Piazza 24 Maggio, che faccio tutti i giorni perché vado a visitare i punti in via Bertacchi, e quindi sono obbligato da via Crivelli a fare questa strada. Non lo faccio sempre in macchina, se non ho i bambini piccoli che non possono andare a piedi, e a volte vado a piedi. Il flusso di traffico è maggiormente critico dalle 8 alle 10, è critico dalle 5 e mezza di pomeriggio fino alle 9 di sera, perché coincide con la Bocconi, coincidono con una serie di cose. E mi sarei aspettato, faccio questa premessa perché sembra anche per loro, mi sarei aspettato che davanti a una chiusura temporanea che dura quasi 8 mesi o 9 mesi ci fosse da parte del comune uno studio prima di arrivare a un caos, sia come segnaletica e sia come guida dei vigili, che lo fanno con i semafori non intelligenti posizionati sempre sui vecchi schemi, e quindi creiamo un caos quotidiano. Questa è la realtà, una piccola realtà che sta avvenendo in questi giorni, non una realtà di 10 anni fa, non una realtà in cui non ci fosse anche gli uffici preposti a studiare questo tipo di traffico, ed è una cosa indecente da questo punto di vista. Poi non sono un commerciante, ma basta sentire alcuni commercianti che vivono con la loro pelle e i problemi di disagio che ci sono. L'unico che va bene sono alcuni residenti, perché non c'è più traffico e quindi posso girare normalmente, ma questa è una società che andiamo verso una società dormitorio. Detto questo, dico un'altra cosa: noi qui non abbiamo avuto la possibilità di mettere delle panchine ulteriori all'Arco della Pace, perché giustamente degli abitanti, dei comitati, si sono messi insieme e hanno giudicato che era già troppo piena quella movida e che questo era un altro incentivo a un flusso maggiore. E questo consiglio ha giustamente sentito in comitato le persone che ci vivono, e quindi hanno detto: beh, dobbiamo vedere la viabilità delle persone e dei cittadini. Qui è la stessa rappresentazione, cioè ci sono cittadini, 4.000 o 5.000 firme che piacciono e che pongono delle problematiche reali su questa nuova pedonalizzazione. Non si è deciso nel mese di dicembre-gennaio di prendere dal cilindro che è uscito una lepre, non dico che è uscita di un coniglio, è uscita una lepre, perché la lepre è talmente veloce che anche il politico non è riuscito a prenderla e sta scappando. Ho fatto queste affermazioni rispetto a quello che si dice. E allora una cosa di questo genere, in cui
è principalmente un problema che riguarda, che cambia, può cambiare la vita dei residenziali, si viene, si è venuti o si viene senza un progetto di fattibilità e di studio, cercando in prima ipotesi di togliere quello che oggi comunque non va bene, che sono i pullman, che sono una serie di altre cose all'interno. Perché io faccio questo esempio: San Siro può ricevere 400 pullman. Allora, perché non sta scritto che i pullman possono arrivare a San Siro e poi con delle navette e dei tram che ci sono arrivano a Piazza Castello? Per dire, ma questo io dico, ci sono diverse soluzioni, certo, bisognava studiare effettivamente questo. Secondo tema è, ma si vuole valorizzare il castello, ma si vuole valorizzare il castello senza tenere presente gli abitanti che sono, hanno una storia all'interno di quel quartiere. Questo è veramente una cosa che io non riesco a capire. Allora, come molte volte i politici fanno, si mettono a tavolino e per essere presi in considerazione decidono sulla pelle della gente alcune cose. Credo che una giunta che si è fatta richiamata al concetto di concertazione, al concetto di sentire i cittadini, sta facendo veramente un comportamento nei confronti dei cittadini che pagano l'aria C veramente di mortificazione. Questo non è il modo di fare politica nel 2014, ma nel 2013 e nel 2014.